vedi? Noi siamo qua, tu quando parliamo avvicini un po' così, con noi che parliamo, ok? Adesso già quando arrivo là devo fare... No, così non devi fare niente, se me stai qui, guarda, gliela fai qui col tasto, andavanti dietro così. Guarda un attimo, insomma, allora io te la... Vieni quando vieni di qua. Tu basta che la sposti, così, e cos'ha, capito? Piano piano. Adesso sta già registrando, capito? Tu basta che la sposti, secondo chi parla, ok? Ok, allora cominciamo un attimo. Allora, prima cosa, benvenuti, vi rinnovo il saluto di benvenuti in questo momento ufficialmente. Vi avevo accennato prima come si svolge la mattinata e in particolare la centralità della relazione, anzi dell'esperienza più che della relazione che farà l'avvocato Laudani. E, operativamente adesso avremo un saluto dell'assessore in rappresentanza del Comune di Pesaro che ci ospita e vi ospita. E due parole dei rappresentanti della regione. Vi dicevo che questa giornata è all'interno di un percorso formativo promosso dalla regione in collaborazione con l'associazione dei consumatori e poi lasceremo totale spazio all'esperienza, alla testimonianza dell'avvocato Laudani. Benvenuti ancora e spero che sia una bellissima mattinata insieme. Grazie. Buongiorno a tutti. A nome mio personale, a nome del sindaco e a nome della città di Pesaro, do il benvenuto intanto a voi ragazzi in questa sala del Consiglio. È la sala del Consiglio dove la città, in forma democratica, fa le scelte per voto dei cittadini. Lo dico perché nel ringraziare davvero in questa giornata dedicata alla trasparenza e all'anticorruzione con Acumarche, insieme alla Regione Marche, quello che credo sia importante per voi, ma per tutti, capirlo come cittadini, i termini di trasparenza e anticorruzione. La trasparenza significa adoperarsi per la verità costante, senza plasmare quella che è la realtà. E questo, credetemi, imparerete a capire che è fondamentale non solo per ognuno di noi come valore, ma per il nostro territorio e per il nostro paese. E l'anticorruzione è quella lotta alla corruzione. La corruzione è ciò che cambia davvero il mercato, è ciò che rende il nostro paese, come altri, ma noi pensiamo al nostro, non capace di combattere. Vengono stravolte le regole con la corruzione, viene stravolta la realtà. Ecco perché oggi questa formata, questa giornata spero che sia davvero formativa, che sia da ognuno di voi capito il termine della correttezza, trasparenza e anticorruzione. Io ringrazio davvero Acumarche perché fa un lavoro molto importante come associazione di difesa dei diritti. Voi avete dei diritti, questi diritti dovete prima di tutto conoscerli e poi difenderli e credo che da questo punto di vista l'associazione fa questo di lavoro. Il comune, che è l'ente locale, il primo, quello del sindaco, il primo contatto con la rappresentanza democratica e politica all'interno della nostra istituzione governativa, credo che debba essere il primo presidio della trasparenza e dell'anticorruzione. È così che da oggi passano i valori su cui io spero che tutti voi cresciate per costruire un territorio, una città che è un paese migliore. Grazie ancora, buon lavoro, io saluto da parte anche del sindaco perché si è già riunita la giunta. Grazie a tutti. Presidente dell'associazione Consumatori Acumarche, che organizza questa giornata e come associazione consumatori noi abbiamo il compito di
tutelare i diritti dei cittadini. Voi siete cittadini che vi affacciate alla vita e noi come associazione consumatori, oltre che tutelare quelli che sono i problemi degli acquisti delle bollette, del telefono, del gas e di acqua, abbiamo capito che se il cittadino non si interessa di trasparenza e legalità, tutte le altre politiche, politiche del consumo, politiche sociali, politiche dei trasporti, sono destinate al fallimento, perché c'è una voragine di investimenti, di soldi che sono dei vostri genitori che pagando le tasse devono supplire dei servizi, questi soldi vanno a finire in mille rivoli e non arriva niente in servizio a voi, anche nelle scuole eccetera, per cui è importante capire, per voi sapere che esistono comunque delle persone che cercano di divulgare questi valori. E quindi ci sono anche delle amministrazioni che cercano di andare incontro ai cittadini essendo le più trasparenti possibili, poi ve ne parleranno in più dettagliatamente. Il compito vostro qual è? Noi come associazioni veniamo anche nelle scuole a farvi lezioni sulle etichette, l'etichettatura trasparente, i prodotti vengono molto falsificati sul mercato, quindi è importante avere un'etichetta trasparente che dicano da dove arrivano questi prodotti, chi è il costruttore del materiale, chi è il produttore di questo cibo, di queste bevande, eccetera. Voi dovete avere dei documenti che vi indicano come agisce una pubblica amministrazione. Voi dovete essere in grado di capire se una pratica, perché, dove viene ritardata, perché viene fatta una cosa prima di un'altra, eccetera. Andare a guardare i dati sui siti, quali sono i dati a voi utili. E le scuole, i vostri professori, che io ringrazio perché mi hanno chiamato a questa giornata, sono dei punti di riferimento molto importanti, perché anche le scuole sono tenute anche loro a fare delle giornate. Noi per esempio col dottor Amici, che è il nostro esperto in materia, abbiamo partecipato a Lido di Romagna, mi sembra, ad una scuola dove voi siete stati chiamati, i vostri colleghi di Lido di Romagna, in un'aula tipo questa qui, a discutere con gli insegnanti di come partecipare a determinate scelte delle scuole. Ecco, partecipazione è importante, perché se dove c'è la partecipazione e la democrazia, lì arretra l'illegalità, dove c'è trasparenza la corruzione ha meno spazi. Quindi il succo del discorso è questo qui. Io vi ringrazio, cercate di cogliere quella che noi vogliamo che sia l'essenza. Voi siete le future generazioni, voi siete la futura classe dirigente, state attenti a che nessuno vi rubi il futuro, nel senso che non ci sia chi gioca slealmente con voi. Ecco, quindi ecco gli occhi puntati sulle pubbliche amministrazioni, a dare una mano alle pubbliche amministrazioni che con buona volontà vi mettono a disposizione anche questi momenti, perché? Perché il futuro è vostro. E non ve lo dovete far buttare via. Grazie. Solo un minuto, io vi saluto per conto dell'amministrazione regionale. L'assessore alla pubblica istruzione potuta venire, però ci teneva a portare i vostri saluti, perché siete il suo riferimento per un assessorato alla pubblica istruzione. E la può prendere, ha voluto inserire in un programma più ampio destinato ai consumatori proprio queste iniziative sulla trasparenza, proprio nella convinzione, come diceva il rappresentante dell'associazione dei consumatori, che se tutte le pubbliche amministrazioni sono trasparenti, i siti mettono tutte le informazioni che possono essere utili ai cittadini, a voi, a tutti gli utenti dei servizi in generale, poi magari ci spiegheranno che cosa sono i servizi, che cosa deve essere il credito del servizio, eccetera. E se c'è trasparenza, c'è controllo da parte vostra su appunto come si comporta chi governa la vostra città, la vostra regione, lo Stato, eccetera. E quindi nei siti potrete trovare tutte le informazioni che vi servono, anche nel sito della vostra scuola ci dovrebbero essere tutte le informazioni che vi interessano e che riguardano appunto il modo di gestire la vostra scuola. Io non voglio rubare tempo, vi auguro buon ascolto
dell'avvocato Lauderi, che vi presento come una persona, non so se vuole dire, come una persona che ha un'esperienza in termini di lotta alla mafia nei periodi degli anni Ottanta, in cui appunto Sicilia era abbastanza a caldo da questo punto di vista, perché è stata una persona che è stata capace di dare il suo contributo importante per la lotta alla mafia, e che quindi ha fatto poi dell'educazione alla legalità proprio un obiettivo della sua vita in tutti questi anni, e continua in maniera volontaria, proprio con grande passione, a dedicarsi ai giovani, e ci teneva molto a parlare anche con voi per stimolarvi ad essere dei cittadini attivi, dei cittadini responsabili, dei cittadini che stimolano l'amministrazione e la politica a svolgere bene il suo ruolo di governo per voi e non per la politica in sé. Quindi per questo io vi auguro buon lavoro, non so se vuole dire due parole. Sì, grazie dottoressa Lautani, io volevo ringraziare anzitutto la Regione che ha creduto in questo nostro attivismo civico, nel nostro impegno quotidiano sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Grazie alle istituzioni scolastiche che hanno recepito il nostro invito di farvi partecipare, io ero revisore dei conti per alcuni anni nella nostra scuola, nelle nostre scuole, e ecco, ci tenevo in modo particolare a chi fosse presente oggi. Il messaggio che posso dare è questo: io sono emozionato perché siete qui, il futuro è vostro, il paese ha bisogno di voi, voi sarete i futuri cittadini attivi di un domani che sta arrivando per voi, e i futuri amministratori. La corruzione è un male enorme, è un cancro del paese, danneggia tutti, danneggia soprattutto voi, le vostre possibilità occupazionali. Voi avete delle crisi, la crisi economica, la crisi finanziaria, la corruzione fa sì che le vostre speranze, le vostre aspettative di un lavoro con i miracoli cui vi impegnate quotidianamente purtroppo non sono così rose. Allora bisogna che ci sia un impegno da parte vostra, da parte delle istituzioni, a darvi gli strumenti per controllare le pubbliche amministrazioni, perché tutta questa normativa sulla trasparenza è fatta per un controllo diffuso, un controllo da parte della società civile, da parte vostra, che siete le persone più specialiste per controllare, perché avete il docente di diritto amministrativo. Allora io ho portato l'attenzione anche del MIUR, della Regione stessa, di le istituzioni devono fare un salto di qualità, un impegno maggiore per diffondere questi strumenti a voi. C'è un patto tra il MIUR, il Ministero vostro, e la Corte dei Conti, sottoscritto anche a livello regionale, educare la legalità, un impegno da parte dell'ufficio scolastico regionale, quindi dei dirigenti scolastici, a insegnarvi queste materie. E il mio progetto è questo, siccome grazie anche allo stimolo che io ho portato quando ero revisore di conti di far chiarire l'applicazione di queste norme nelle scuole, l'autorità nazionale anticorruzione ha chiarito, adesso anche le vostre scuole sono tenute a rispettare sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. C'è un piano di corruzione che vi riguarda, quindi io suggerisco a tutti i dirigenti scolastici di fare le giornate della trasparenza, come ha fatto il comune di Lugo, la scuola di Lugo, dove io ero revisore, proprio per illustrare a voi il piano di corruzione della scuola. Voi, la pubblica amministrazione in cui avete più diretti contatti, è la scuola. Allora io rivolgo l'invito anche tramite i docenti di organizzare giornate della trasparenza durante l'anno, nelle quali la scuola presenta il piano di prevenzione della corruzione della scuola, presenta l'amministrazione trasparente, vi dà istruzioni sugli strumenti per scrivere alla scuola quando manca qualche documento. Mi dico solo questo, poi vi lascio. L'ANAC, l'Autorità Nazionale di Corruzione, ha già emanato un documento in cui ha esaminato quali sono i settori più a rischio di corruzione della scuola. Uno di questi sono le valutazioni vostre. E le valutazioni vostre, perché spesso vengono fatte non con criteri obiettivi, ma vengono fatte perché uno può essere figlio del sindaco, uno può essere figlio di una grande impresa che ha influenza nella scuola. Allora l'ANAC, per esempio, ha detto nel piano anticorruzione, che esiste già, per cui io invito i dirigenti scolastici, gli insegnanti a illustrarlo ai docenti, ai alunni, cioè nel piano di stabilire delle
misure per prevenire questi fenomeni. Quali sono? Per esempio, rendere trasparenti i criteri con cui venite valutati. Sono temi che interessano direttamente voi. Quindi io vi lascio dicendo che c'è un impegno di tutti da parte della regione, alcune regioni stanno facendo con l'università dei patti per insegnare queste materie a tutti. Il passo di qualità è avanti. E quindi è un'esperienza, potrebbe essere questa, giornate della trasparenza presso ogni scuola, che coinvolge voi, in cui invitate anche degli esperti, in cui il responsabile della prevenzione della corruzione vi illustra il piano di prevenzione della scuola e lì fate allenamento, fate laboratori di attivismo civico quotidiani, esaminate un sito di un comune, vediamo che cosa manca, manca questo documento, facciamo un accesso civico, proviamo, sperimentiamo, avete degli strumenti che sono importantissimi. Attenzione, la trasparenza è un dono che ci ha dato l'Europa. Non crediate che le pubbliche amministrazioni siano state così attente, così meticolose, così spontaneamente predisposte alla trasparenza. E come ci è stato donato questo meccanismo della trasparenza, può essere anche bene un domani. Quindi siate custodi gelosi di questi nuovi strumenti. Ma se voi non li conoscete, c'è un dovere delle istituzioni di trasmettere, di impararli. Perché altrimenti è inutile che vi diciamo dovete essere vigili, ma voi che cosa ne capite che sono normative complesse e difficili? Che non ci capisce nulla neanche, scusatemi, dalla mia esperienza, anche segretari comunali di certi comuni che dovrebbero conoscere menadito queste norme, le libere dell'arco, non le conoscono neanche loro bene. Quindi un impegno, un richiamo a tutti, dalle istituzioni, dalla regione, alle prefetture, a impegnarsi per diffondere a voi questi temi. Non episodicamente una volta all'anno una scuola, deve essere quotidiana questa materia. Anche perché ci sono le direttive del Ministero sulla cittadinanza attiva, quindi avete tutti gli strumenti per lavorare. Io vi abbraccio affettuosamente, vi voglio bene e credo che solo grazie a voi il Paese può cambiare. Voi siete il futuro. Io ho 62 anni, mi ritiro tra qualche anno, mi impegno su questi temi, non mi paga nessuno, oggi sono qui, quotidianamente io mi impegno per voi, per il futuro. Abbiamo delle leggi straordinarie, però ci vuole qualcuno che ve le insegna e voi dovete essere vigili a tempo, perché il bene pubblico è vostro, il denaro pubblico che tassano i vostri genitori è vostro, deve essere utilizzato con attenzione, fino all'ultima linea, non deve essere sprecato, deve servire a voi a costruire il vostro futuro, le vostre famiglie, i vostri figli, perché avete diritto a un avvenire dignitoso e nel rispetto della Costituzione. Grazie.